Esatto, continua il tour all'interno del Lazio per la Lazio dopo la partita del Fiuggio. Un particolare per i biancocelesti. Ieri abbiamo seguito l'amichevole vincente contro l'Universitatea di Cluj. Questa sera alle 21, primo canale, appunto la diretta per Lazio Aris Salonico, mentre sarà contro la Real Sociedad il match di giovedì all'Olimpico per presentare la squadra ai biancocelesti. Stefano, siccome sei ancora qui con noi, stiamo cercando di collegarci intanto con Federico Casotti, volevo chiederti se sei riuscito a buttare un occhio alla Lazio, se ti piace come si sta muovendo in questo momento. Sì, sicuramente la Lazio ha fatto un mercato molto importante in entrata, però l'abbiamo detto più volte, adesso il mercato importante deve essere in uscita, perché lavorare con una rosa spropositata per Edireia è praticamente impossibile. Ieri mi è sembrato di vedere intanto che la condizione comincia ad arrivare, perché io sono convinto che nelle sconfitte con il Villarreal e con l'Osasuna una parte l'abbia giocata anche il fatto che i muscoli dei giocatori della Lazio erano molto molto imballati rispetto agli avversari. Secondo me si è cominciato a fare un pochino di allarmismo in maniera forse avventata, perché ripeto, questa squadra ha delle qualità. Certo, Reia deve sciogliere dei dubbi dal punto di vista tattico per cercare di far convivere Klose e Sissé, per capire qual è la conformazione migliore del centrocampo, però io sono convinto che la Lazio si sia di molto rafforzata rispetto alla scorsa stagione, che era già stata positiva, e che quest'anno possa essere protagonista, a patto, ripeto, di riuscire a snellire la rosa, perché lavorare così, continuare a giocare con due squadre un giorno e poi l'altro è praticamente impossibile. Abbiamo Federico Casotti in linea, pronto per raccontarci quella che sarà la partita di questa sera, Lazio Aris Salonico. Federico, buonasera. Federico? Lo devo chiamare come ho fatto l'altra sera? No, anche l'altra sera i decibel erano decisamente esagerati. Non c'è, dalle 21 su Sport Italia 1, pronti per seguire la sfida tra Aris e Lazio, Lazio e Aris. Grazie Stefano, ciao Daniela. Grazie a voi. Abbiamo finito. Allora, ci salutiamo. Grazie ancora e naturalmente a tra poco con gli appuntamenti in diretta sui canali Sport Italia. Eccoci alla grande sfida Fusion Pro Glide. Buongiorno! Come va la rasatura? Fa un po' d'attrito. Tirano un po' i peli. Guarda come la rasatura può causare fastidio tirando la pelle. Ecco perché Gillette ha creato il nuovo Fusion Pro Glide. È uno spettacolo. Scorre bene, accarezza il viso. Finalmente è arrivato il nuovo Fusion Pro Glide, progettato con lame più sottili che mai per scorrere meglio sulla pelle, riducendo ogni fastidio. Trasforma la rasatura in pura scorrevolezza. Nuovo Fusion Pro Glide. E per una rasatura ancora più scorrevole, prova il nuovo gel da barba Fusion Pro Glide. Can't get my eyes off you. I'm so into you. I'm so into you. Sorry for launching new NGM Metal Devil. Dual SIM, UMTS, Wi-Fi, touchpad e soprattutto maledettamente bello. Really sorry, Metal Devil. Fai un pieno di energia. MGKVis Pocket Stick, mini formato maxi ricarica. MGKVis Pocket Stick, energia e vitalità pronta da bere. Da Pulpharma in farmacia. Uno cane, scoprirò cosa stai tramando. Passa ora a Enigas e Luce, per te fino a 100 euro in buoni carburante omaggio. Esagerato! Chiama l'800-900-700 o vai su eni.com. Entra in un nuovo universo del gioco, GD Casino. Più spazio al gioco, più spazio al divertimento. Registrati ora su gdcasino.it. Da gioco digitale, il nuovo pianeta del gioco. È di metallo! Frisk Metal Box, compresse 5 volte grandi, 5 volte fresche. Frisk Metal Box, freschezza fuori controllo! Una nuova Lazio disegnata dal mercato nel segno della qualità e della personalità. Due giocatori copertina che vogliono tornare in prima pagina. Da Oronzo di Cadore a Roma, passando per Fiuggi, le tappe di un percorso che dovrà misurare le ambizioni della nuova compagine di Reia. E
È un'estate colorata di bianco celeste. Vivila con noi sui canali di Sport Italia. Solo MediaWorld ti dà un mese per tenere o restituire i tuoi acquisti. È il contenti o contanti. Compra un TV LED Sharp 32 pollici a soli 349 euro o un altro prodotto segnalato. E avrai 30 giorni per farti rimborsare il 100% in contanti. Condizioni in punto vendita e online. Gentili amiche ed amici di Sport Italia, un saluto da Federico Casotti. Immagini che vi giungono da Rieti, dallo stadio Centro d'Italia, intitolato alla memoria di Manlio Scopigno, reatino d'adozione, una delle più grandi personalità del mondo del calcio espresse dalla città laziale, che questa sera ospita l'amichevole tra la Lazio appunto e l'Aris di Salonicco, due formazioni ancora alla ricerca della giusta messa a punto in vista dell'inizio della stagione, una Superlega greca che deve ancora iniziare, ma lo stesso vale evidentemente anche per la Serie A. Un Aris di Salonicco che rappresenta un ottimo test, un ottimo banco di prova per la Lazio di Edi Reja, visto che lo scorso anno è terminato al sesto posto nel massimo campionato ellenico e ha disputato una dignitosissima campagna di Europa League. È una Lazio che schiera una formazione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo potuto vedere ieri sera, meglio ieri pomeriggio, a Fiuggi contro l'Universitatea di Cluj, amichevole conclusa con la vittoria per 4-1 nei confronti della seconda squadra di Cluj-Napoca, una partita che ha messo in mostra una ottima condizione sotto tutti gli aspetti da parte degli 11 titolari di Reja. È però quella della Lazio, e non lo scopriamo ora, una rosa numericamente corposa, numericamente consistente, ed ecco allora il perché di tante amichevoli ravvicinate anche a distanza di un giorno l'una dall'altra, proprio per poter assicurare il massimo minutaggio possibile a tutti i giocatori della rosa. Andiamo allora a leggere le formazioni. Lazio che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi in questo primo tempo, e lo fa con il numero 1 Bizzarri in porta, poi Zauri, Diakité, Dias, Garrido, Ledesma, Zana, Rocchi, Mauri, Lulic e Sissé. Maglia nera con inserti gialli per l'Aris di Salonicco, con il numero 13 Sifakis, il 2 Neto, il 14 Fati, il 4 Papa Zacharias, il 24 Lazaridis, il 32 Vanghieli. Subito la prima conclusione della partita intanto da parte della formazione greca. Continuiamo nella lettura della formazione dell'Aris, il numero 7 Sultani, il 19 Capitanos, il numero 8 Toja, il 6 Michel e il numero 10 Castillo. Abbiamo visto la prima conclusione, come detto, scagliata dal giocatore con la maglia numero 32, l'albanese Vanghieli. Il lungo lancio di Bizzarri a cercare la collaborazione da parte di Sissé, poi ancora il recupero da parte del centrocampo dell'Aris, Aris che si propone con il numero 4 Fati, ancora poi per lo spunto da parte di Castillo, nuovamente Capitanos, il pallone dentro l'area a cercare la presenza di Karim Sultani. Si tratta di calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina della partita, che appartiene dunque all'Aris. Aris che ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione, tra i giocatori più interessanti Karim Sultani, con un passato significativo nella Eredivisie, nel campionato olandese, con la maglia dell'Ado Den Haag. Calcio d'angolo per l'Aris, partita iniziata da un paio di minuti, subito il colpo di testa da parte di Fati e la gran parata di Albano Bizzarri. Prima conclusione della partita da parte di Fati, il giocatore francese sente subito aria di derby, visto che i tifosi della Roma lo ricorderanno, è stata una meteora giallorossa in un paio di stagioni. Ancora da Lulic verso l'affondo cercato da Mauri, poi nuovamente il controllo da parte di Garrido, ha cercato profondità trovando però la
intercettazione del pallone da parte della difesa greca, e allora Lori Kezzana, il giocatore albanese, mette in movimento Rocchi, anticipato Rocchi, c'è però la pressione da parte di Mauri, ancora poi l'affondo cercato da Lori Kezzana, il giocatore albanese mette dentro per l'uscita poi del numero 13 Sifakis, e subito dall'altra parte il rilancio lunghissimo, palla che termina direttamente in fallo di fondo campo. Andiamo a rivedere ancora il colpo di testa proprio di Riccardo Fati e subito la parata d'istinto di Albano Bissarri. Due stagioni con la Roma, la 2006-2007 e la 2009-2010, anche se per un totale di 19 presenze e 0 gol in due anni, decisamente non tantissimo. Il lancio di Lazaridis, l'opposizione di Diakité, ed è allora rimessa laterale per Laris, formazione dal buon passato, un Laris di Salonico noto più che altro per la sua sezione cestistica, una squadra, una società polisportiva come spesso avviene in Grecia. Dettaglio anche su Edi Reia, abbiamo visto in precedenza Tsiolis, che è l'allenatore di questa formazione, che fino a meno di un anno fa era allenata dall'ex allenatore dell'Inter e del Valencia, Héctor Cooper. Neto imposta allora il Laris, ancora con il tentativo di svariare da parte di Vanghieli, c'è però l'intervento falloso non tanto sull'albanese quanto su Neto, e dunque calcio di punizione, anzi il fallo commesso ai danni di Neri Castillo. Senza dubbio il giocatore di maggiore visibilità internazionale. Ancora da Neto per lo stesso Castillo, ha cercato di incrociare per Toja, il colombiano lascia però sfilare direttamente sul fondo, non è riuscito a intervenire il 26enne colombiano, ex Steaua a Bucarest. Riparte allora la Lazio con il suo portiere Bissarri, quindi Zauri, uno dei giocatori dato in partenza dalle ultime voci di mercato. Stefano Mauri riesce ad allargare verso Gibril Sissé, che agisce ora come esterno sinistro d'attacco. Subito un bel rasoterra da parte di Gibril Sissé, la cui conclusione è terminata non molto lontano dal bersaglio, come andiamo a vedere anche da questa immagine rallentata. Conosce bene l'avversario di turno Gibril Sissé, visto che ha giocato fino a poche settimane fa con la maglia del Panathinaikos, e lo scorso anno è andato proprio in gol alla seconda giornata su calcio di rigore nell'1-0 esterno proprio in casa dell'Aris. Rimessa laterale per la formazione giallonera con l'insistenza da parte di Soltani, poi ancora il rilancio di Garrido, lungo lancio di Garrido, il colpo di testa di Papa Zacharias, e quindi Lazaridis che lascia sfilare tra le braccia di Sifakis. Riparte allora Sifakis, il portiere dell'Aris, lungo lancio del 26enne ex Ofikreta. Poi è Dias che preferisce rifugiarsi verso Albano Bissarri, difendente dell'argentino, ancora per Garrido. Da Garrido a cercare il movimento di Sissé, ha capito tutto però il numero 32 Vanghieli. Ancora per Toja. Calcio di punizione per Laris per l'intervento falloso che andiamo a rivedere, la sponda cercata da Fati e l'intervento di Lori Kezzana proprio sull'ex romanista. Ancora Toja a mettere in movimento Vanghieli,
di nuovo per Neto, era già posizionato in mezzo all'area Soltani, nessun problema per la Lazio, dettaglio anche sul laterale mancino Javier Garrido, lo scorso anno una serie di infortuni che ne hanno limitato pesantemente il minutaggio. Garrido che tra pochi giorni ritroverà la sua ex squadra, la Real Sociedad, in amichevole, squadra nella quale è cresciuto. Appuntamento di giovedì sera all'Olimpico, presentazione della Lazio davanti al suo pubblico e diretta su Sport Italia 1 a partire dalle 21. Garrido ancora per Ledesma, prova ad allargare verso Sissé, Sissé riesce a liberarsi e poi viene affrontato in maniera abbastanza decisa da Lazaridis. Il rilancio di Capetanos, nessun problema per Albano Bissarri. Gara iniziata da 8 minuti abbondanti allo stadio Centro d'Italia di Rieti. Situazione di 0-0 tra Lazio e Aris di Salonicco. C'è la verticalizzazione cercata da Mauri a pescare, a provare a pescare Sissé. Ancora Mauri, poi al suo fianco anche Zana. Zauri, ancora per Loric Zana. Il giocatore albanese decide di alleggerire verso Modibo Diakité. Rimesso in gioco per l'Aris, se ne incarica dunque il numero 19, Capetanos. Rimesso in gioco per Michel, ancora il velo a cercare Soltani, poi ancora in tre dell'Aris a fare pressione con Toca, poi il sinistro cercato da Capetanos e il pallone che sorvola l'incrocio dei pali. Prima iniziativa per Kostas Capetanos, arrivato in estate dall'Olympiakos Pireo, dove aveva giocato per un paio di stagioni senza però mai riuscire a conquistarsi in pieno il posto da titolare. Da Zauri per Diakité, poi ancora Ledesma, il tacco di Mauri a cercare il movimento di Rocchi, rimessa in gioco per Lulic, prova a farsi vedere il bosniaco che cede l'incombenza a Zauri. Mauri, Zauri verso Zana, ancora il pallonetto a cercare lo scatto di Sissé da parte di Ledesma, il colpo di testa di Neto che si rifugia tra le braccia del portiere Michalis Sifakis. Quarta stagione per lui all'Aris di Salonicco, in precedenza anche un anno all'Olympiakos da secondo portiere. Zana, poi ancora il centrocampo giallo-nero che riesce a essere più intraprendente con Toca, che cerca il dialogo con Neri Castillo. Poi il rimpallo perso non solo da Castillo ma anche da Capetanos che era lì nei pressi. Soltani, ancora per Toca, poi lo spunto cercato da Fati, ancora Fati, poi Castillo prova a imbeccare Soltani, ha cercato lo stop di petto il 26enne senza però riuscire nel suo intento. Dall'altra parte Djibril Sissé, si accentra Sissé, era molto buona la combinazione a cercare Rocchi, forse in sospetto fuori gioco il attaccante veneziano. Di nuovo allora l'Aris con Neto, ancora per Papa Zacharias. Lazaridis, quindi Michel indietro su Sifakis, Papa Zacharias ancora per Toca, poi nuovamente uno degli ultimi arrivati nella formazione degli dei della guerra, così come vengono chiamati confidenzialmente dal proprio pubblico. Calcio di punizione già effettuato dall'Aris, ancora con l'affondo cercato da Neto, riesce a liberare Toca,
Attenzione perché c'è dentro l'area Soltani, il recupero da parte dello stesso Neto, poi aspetta un po' troppo lo stesso Castillo, allora c'è spazio per la ripartenza orchestrata da Sissé, grande fisicità da parte di Sissé, ancora una volta ci prova l'attaccante francese, ancora una botta con il destro da parte di Djibril Sissé e al 13° minuto ancora un'azione impetuosa da parte del trentenne capocannoniere in carica del campionato greco per 2 anni di fila, capocannoniere della stagione regolare, poi c'è un particolare funzionamento del campionato che coinvolge, riguarda anche dei successivi playoff che non vengono però conteggiati. Lulic mette in mezzo verso Rocchi, prima incursione da parte di Lulic che sin qui era apparso un pochino defilato non solo nel ruolo ma anche nell'atteggiamento, e invece con questa incursione ha preso un po' di coraggio il bosniaco di Svizzera. Mitchell per il numero 10 Castillo. Il giocatore messicano perde palla piuttosto banalmente, allora è Mauri a provare a far ripartire la Lazio, l'appoggio verso Garrido, poi Ledesma ancora per Zana, poi nuovamente Ledesma, cambia tutto Zauri, da Zauri per Modibo Diakité. Dias si ferma, l'esperto difensore brasiliano scambia ancora con Diakité, poi nuovamente Zana e ancora per André Gonçalves Dias, ex difensore del San Paolo, imposta nuovamente per Ledesma, lungo lancio, troppo lungo per lo scatto di Mauri che pure è arrivato. Nulla di fatto per il centrocampista brianzolo, eccolo qui, Stefano Mauri, ormai per lui questa è la 7ª stagione in biancoceleste. Toja, vale indietro per Lazaridis, poi Sifakis, di testa Zana, poi continua il palleggio la Lazio a centrocampo con Lulic prova la protezione del pallone di Rocchi, poi nuovamente per Mauri dentro l'area e c'è l'uscita di Sifakis, buona l'intuizione con Mauri che ha provato con il sinistro asco dell'area per l'inserimento di Senad Lulic, dall'altra parte c'è l'uscita di Bizzarri e la protezione da parte di Zana che ha evitato il peggio. C'è un problema però per un giocatore della Lazio che ha subito un colpo, andiamo a rivedere, dovrebbe essere Garrido, anzi Dias, un problema per André Dias, andiamo a rivedere, si sono scontrati in tre in maniera anche abbastanza goffa. Qualche problema dunque per André Dias, ci auguriamo ovviamente che non sia nulla di grave per l'esperto difensore brasiliano. Vediamo anche nel dettaglio Senad Lulic e quindi fortunatamente proprio André Dias che si rialza ed è pronto a fare il suo ritorno in piena funzionalità. Eccolo qui, 3 volte campione del Brasile con il San Paolo, André Dias, tra il 2006 e il 2008. Curiosamente, purtroppo per lui, nessuna vittoria in Coppa Libertadores, nonostante nell'ultimo decennio la formazione tricolore si sia tolta più di una soddisfazione in questo senso. Diakité, Rocchi, poi Lulic,
il recupero di Lulic, che però serve Castillo, e allora c'è la ripartenza dell'Aris, sbaglia l'appoggio Capetanos, poi Fati, ancora spazio per la costruzione offensiva della Lazio con il lancio di Zana, lungo lancio a scavalcare il centrocampo, Rocchi con il sinistro e Sifakis si salva in spaccata. S'arrabbia un po' Sissé perché avrebbe preferito un passaggio a suo favore, ma Rocchi, dopo quel bellissimo controllo, aveva da un certo punto di vista a buon ragione la velleità di poter calciare in porta con il sinistro. La migliore azione costruita dalla Lazio, con un lancio a saltare completamente a centrocampo, peraltro. Tiro dalla bandierina dunque per la Lazio, palla scaraventata dentro, il colpo di testa cercato da Zana, nessun problema per la difesa dell'Aris, rimessa in gioco per la Lazio. Andiamo a rivedere lo spunto di Rocchi, poi è arrivato leggermente sbilanciato sul pallone, ha calciato di sinistro in maniera fiacca. La rimessa in gioco è per l'Aris, dettaglio anche su Tommaso Rocchi. A questo punto della sua carriera ormai vera bandiera della Lazio, giocatore dalla più lunga militanza in biancoceleste. Sissé a momenti non veniva messo in gioco dal retropassaggio decisamente azzardato da parte di Papa Zacharias. Mitchell per Lazaridis. Ancora verso Diakité, poi Capetanos. Rocchi libera Sissé. Sissé, c'è la sovrapposizione di Rocchi, Sissé decide di appoggiare all'indietro verso Zana, poi Ledesma ancora su Garrido. Ragiona con calma, ora la Lazio è in un buon momento della partita. Diakité. Calcio di punizione per la Lazio, intervento falloso nei confronti di Lulic. Calcio di punizione dalla tre quarti destra, vediamo che tipo di soluzione verrà scelta dal numero 24 Ledesma. Chiama lo schema, c'è lo scatto pronto da parte di Rocchi ma anche di Sissé, palla dentro, la Torre dentro l'area, prova lo stacco Gibril Sissé, quindi è Sultani a mettere in movimento Neto, subito però l'opposizione da parte del centrocampo laziale, Rocchi con il destro. Ancora una volta anticipa Sissé, pallone che termina alto, anche in questo caso era comunque valida l'idea di calciare direttamente in porta sulle cross di Garrido. Andiamo a rivedere, palla che rimbalza davanti a Rocchi, effettivamente Sissé era coperto e dunque Rocchi ha provato ad anticipare Mitchell soprattutto, mandando alto sopra la traversa. Ancora stavolta è l'Aris con Castillo, poi Sultani, da Sultani per Mitchell, il colpo di testa di Dias, calcio di punizione per la Lazio, posizione di fuorigioco generale, dettaglio sulle Desma che farà ripartire l'azione dei biancocelesti. Garrido, poi lo spunto da parte di Gibril Sissé. Da Sissé per Ledesma, il lungo lancio a cercare Mauri, controllo di Mauri per Rocchi, vantaggio della Lazio con Tommaso Rocchi al 22esimo minuto, bella combinazione tutta italiana tra Mauri e Rocchi, con il controllo di petto del giocatore brianzolo si porta sul fondo, l'appoggio in mezzo da distanza ravvicinata, Tommaso Rocchi accompagna il pallone in rete per il punto dell'1-0 al 22esimo dunque. Lazio che sblocca la partita con la rete di Rocchi, una rete meritata perché era un vantaggio abbastanza nell'aria da qualche minuto. La reazione ora dell'Aris, subito però stroncata dal recupero di Zauri.
poi Ledesma, Diakité. Avanza palla al piede, Diakité, si allunga troppo il pallone, subisce il ritorno di Toha. Poi Papa Zacharias per Sifakis. Zauri. Duello tra Zauri e Capetanos, con quest'ultimo che subisce fallo, almeno secondo il direttore di gara. Dettaglio anche su Neri Castillo. Il messicano ha avuto anche la sua occasione al Manchester City a metà della stagione 2007-2008, occasione non sfruttata pienamente, con appena una manciata di presenze e 0 gol in Premier League. Sifakis. A cercare Toha, poi il contrasto efficace del centrocampo laziale con Zauri, poi Diakité. Ledesma. Ancora per Diakité. Indietro per Bizzarri. Non perde tempo, mette in movimento Garrido, Alvano Bizzarri. Ancora per lo stesso Garrido, poi Ledesma, Mauri. Allarga su Diakité. Esercizi di stile ora per la Lazio nella costruzione della manovra, con il lancio di Ledesma per Rocchi, che cicca malamente al momento dell'appoggio in mezzo. Dovrebbe essere però comunque possesso di palla per la Lazio. Dettaglio sul capitano dei biancocelesti, nonché autore del gol dell'1-0. Di testa allontana Papa Zacharias, poi nuovamente Ledesma per Garrido, poi Sissé, Zana. C'è spazio per la verticalizzazione, ancora a cercare Rocchi, triangolazione con Sissé, conclusione centrale da parte di Djibril Sissé, cenno d'intesa con Tommaso Rocchi per l'attaccante francese, forse in sospetto fuorigioco. Toha. Indietro per Sifakis. Lungo lancio di Sifakis, il colpo di testa di Ledesma, poi Neto. Ancora per Capetanos, poi Toha. Vanghieli. E l'anticipo su Vanghieli da parte di Garrido, intervento deciso da parte di Garrido nei confronti del 25enne Cristi Vanghieli, albanese ma cresciuto calcisticamente proprio nell'Aris di Salonicco. Ancora per Fatì per Mitchell, poi il pallone dentro di Capetanos, ancora per Fatì. Tiene palla il numero 14, lo scambio per Neto, il traversone, l'uscita di Bizzarri non perfetta, così come non è perfetta la reazione di Capetanos. Si salva la Lazio, incertezza di Bizzarri, uscita forse un po' troppo azzardata da parte dell'ex guardiano di Catania e Real Madrid. Non è riuscito ad approfittarne però l'Aris, prima con Capetanos e quindi con Neri Castillo. Andiamo a rivedere il centro, l'uscita di Bizzarri, la volée di Capetanos, poi Castillo non riesce a indirizzare il pallone verso il bersaglio. Mentre andiamo a rivedere l'azione precedente con la posizione di fuorigioco che probabilmente non c'era, perché Papa Zacharias sembra essere effettivamente sulla stessa linea di Djibril Sissé. Dettaglio anche sul trentenne brasiliano Darcy Neto, passato da riserva per Fluminense e Santos. Da Papa Zacharias per Sifakis. 27esimo minuto a Rieti. Da 5 minuti la Lazio è in vantaggio contro l'Aris di Salonicco. Gol segnato da Tommaso Rocchi. Toha per Fatì. Indietro per Lazaridis. Ancora Fatì in verticale, c'è la collaborazione da parte di Soltani, il movimento di Vanghieli.
Ora la punta centrale è diventata Castillo, attenzione però all'uscita di Bizzarri che riesce ad anticipare Karim Soltani. È un sistema di gioco molto mobile, molto variabile quello dell'Aris, soprattutto in fase offensiva, dove di fatto non c'è una vera punta di riferimento, non c'è un vero attaccante, si alternano a seconda delle situazioni Castillo, Soltani, quando non pure lo stesso Capetanos. Dettaglio su Riccardo Fati. Il campionato greco è per lui il quarto campionato dopo la Serie A assaggiata con la Roma, la Ligue 1, ma anche il Bayer Leverkusen per uno scampolo di stagione nei primi mesi del 2007-2008. Toja allarga nuovamente su Neto. Si ferma il brasiliano, riesce a coinvolgere ancora Vanghieli. Poi con il sinistro a cambiare tutto su Mitchell. Lazaridis e quindi Sifakis. Ancora da Sifakis per Neto, capisce tutto però Sissé, riesce a intervenire l'attaccante francese, poi non trova però l'adeguato sostegno dei compagni, prova a usare il contagiri, l'uscita da parte di Sifakis e il colpo di testa cercato da Zana. Andiamo a rivedere il cross di Sissé ed è Lulic che è entrato, ha tagliato da destra provando a inserirsi in un colpo di testa sull'uscita di Sifakis, mandando però il pallone sul fondo. Grossa occasione dunque ancora per la Lazio, stavolta con Lulic. Aris che dopo lo spavento ha fatto prendere a Bizzarri al secondo minuto con il colpo di testa di Fati, diciamo rapidamente rientrato nei ranghi. Dias per Diakité, ancora per Ledesma, poi Zauri, indietro ancora su Alvano Bizzarri. Dias, Garrido, ancora da Garrido per Dias, poi Zana allarga verso Zauri, pressione abbastanza insistente da parte dell'Aris, il tacco di Diakité mette in difficoltà Bizzarri che riesce comunque ad allontanare. Ancora Rocchi, poi l'intervento di Papa Zacharias. Quindi Lazaridis, Soltani, Fati, di nuovo per Neto. Capetanos, ancora da Lazaridis per Castillo, da profondità la manovra, Castillo, Soltani riesce a controllare e a imbeccare sulla destra Vanghieli. Vanghieli prova a entrare in area, trova davanti a sé la muraglia composta peraltro semplicemente da solo Garrido, efficace nel contrasto. Ancora Ledesma per Dias, Diakité lascia sfilare verso Zauri. Ancora da Zauri per Zana, poi nuovamente Lulic. Fati, contrattacco allora del Aris. Abbiamo passato la mezz'ora da un minuto abbondante. Arieti, uscita di Bizzarri che non se la sente di afferrare il pallone con le braccia e di fatto continua a dar seguito all'azione. Ancora Bizzarri a pochi centimetri dalla linea di porta, costretto a un precipitoso rilancio. Mitchell per Toja, insiste Toja sulla sinistra, ancora il recupero della Lazio che può ripartire con il contrattacco di Mauri, sono in 3 contro 4, Mauri gestisce imbeccando Rocchi, il pallone dentro e in scivolata Papa Zacharias mette in calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina allora per la Lazio che si è rivelata particolarmente ficcante in questo caso in contropiede con la fuga per vie centrali di Mauri
La buona gestione da parte di Mauri, che ha provato a imbeccare sulla fascia mancina Tommaso Rocchi. Cross però debole, certo non avrebbe mai raggiunto Gibril Sissé. Calcio d'angolo allora per la Lazio, palla dentro l'area ed è il gol di Gibril Sissé. 2-0 per la Lazio, il raddoppio, stacco imperioso per uno che il bomber non ha mai smesso di farlo. Il gol di Gibril Sissé e la rete del 2-0 per la Lazio al 33esimo minuto. Perfino più facile del previsto per la Lazio questo primo tempo. Andiamo a rivedere. Possente Gibril Sissé, altra cilindrata rispetto ai difensori dell'Aris. Attaccante, la potenza inaudita, e lo si sapeva già quando aveva 20 anni e quando prendeva sportellate i difensori di Ligon con la maglia dell'Auxerre. Più fortuna in Francia, poca fortuna in Inghilterra, anche per un orrendo infortunio ai tempi del Liverpool, ma un giocatore che è stato dato per finito tante volte. Lo stesso biennio al Panathinaikos era stato considerato una sorta di prepensionamento, invece un giocatore che può assolutamente dire la sua, anche perché non dimentichiamolo, è da tanto nel grande giro, ma ha solamente 30 anni. Soltani verso Vangheli, pallone dentro l'area, allontanato da Zana, ancora per la difesa laziale che riesce ad allontanare. 2-0 dunque tra Lazio e Aris Salonicco, i gol di Rocchi al 22esimo e di Sissé al 33esimo minuto. Lazaridis verso Papa Zacharias, commette fallo poi Ledesma, calcio di punizione per l'Aris, intervento falloso ravvisato dall'arbitro che è il signor Rocchi di Firenze. Da Lazaridis per Papa Zacharias. Mitchell. Rimessa in gioco per la Lazio, un pallone che è terminato banalmente in fallo laterale senza che Capitanos riuscisse in alcun modo a salvarlo. Dias, Zana, anzi Ledesma, da Dias per Zauri. In verticale ancora verso Mauri, poi nuovamente Zauri, Rocchi. Rocchi ancora per Mauri, riesce a tramare sullo stretto Rocchi, provando a coinvolgere anche Lulic. Poi è Papa Zacharias, applausi comunque di incoraggiamento da parte del pubblico dello stadio Centro d'Italia. Zauri, forse con il braccio, comunque mette in fallo laterale. Rimessa in gioco per l'Aris con un giocatore giallo-nero che termina a terra, reclama un calcio di rigore il numero 7 Karim Soltani. L'arbitro è di tutt'altro avviso. Eccolo qui, il 26enne Karim Soltani, 5 stagioni in Eredivisie tra VVV Venlo e Ado Den Haag dallo scorso anno in Grecia. Ha fatto il salto della barricata a Salonicco perché l'anno scorso giocava con l'Iraklis e da quest'anno è l'Aris. Sissé lotta cercando di tenere il pallone in campo, a momenti non ruzzola contro un cartellone pubblicitario. C'è grande voglia, c'è grande tenacia da parte di Sissé in questo avvio di campionato, in questo avvio di stagione meglio. La Lazio che sa già quello che sarà il suo prossimo calendario di impegni ufficiali, perché ci sarà l'Europa League in primis con i macedoni del Rabotnički, ma anche il debutto in campionato del 28 agosto, sciopero permettendo, in casa contro il Chievo, prima trasferta, mica male,
a San Siro contro il Milan l'11 di settembre. Il derby, il primo derby, sarà in casa biancoceleste alla settima giornata, il 16 di ottobre. Castillo, Vanghieli, poi Neto, quindi Papa Zacharias, Lazaridis, all'indietro su Sifakis, lungo lancio di Sifakis di testa, poi Zana, ancora per Fatih, poi da Fatih per Toja. Castillo, si fa vedere Soltani, Capetanos allarga verso Vanghieli, attenzione al sinistro con la deviazione, è stato Toja a calciare, deviazione da parte di Dias, allora è calcio d'angolo per Laris a Lazio, che deve comunque prestare attenzione ai calci piazzati della formazione greca, perché come abbiamo visto anche in apertura, insomma, ci sono un paio di giocatori molto abili nel gioco aereo, nel farsi valere, non solo Fatih ma anche Toja, è uno particolarmente alto. Da Neto, ancora il pallone dentro l'area che termina sul fondo, ma dando più di un brivido al pubblico del centro d'Italia. Il sinistro è stato di Neto, conclusione anzi del numero 19 Capetanos, colpo di testa di Neto, probabilmente però c'è stato anche l'anticipo di Sissé, e dunque ancora calcio d'angolo, si cambia semplicemente bandierina. Palla dentro, molto tesa anche in questo caso, con lo stacco da parte di Diakité. Vanghieli, Sissé in copertura, poi il fischio dell'arbitro per una posizione di fuorigioco. Si riparte allora con Garrido, si fa vedere Sissé, il colpo di testa però è di Mitchell, che lascia tra le braccia di Sifakis Papa Zacharias. Toja, si fa vedere, poi perde palle il colombiano, Rocchi, al suo fianco c'è Sissé, cannonata che c'entra in pieno Papa Zacharias, prove d'impesa tra Rocchi e Sissé, con Sissé che sembra particolarmente contrariato dell'esito della sua conclusione. Andiamo a rivedere Rocchi, che stavolta ha agito di generosità nel appoggiare verso Sissé, gran botta che però ha centrato in pieno senza danni il difensore greco Papa Zacharias. Zana può avanzare per vie centrali, poi cerca un tunnel di troppo, si oppone allora a Lazaridis. Toja, di nuovo la Lazio che si ripropone con Ledesma, poi Diakité, Zauri. 41 minuti già al nostro cronometro a Rieti, 2-0 tra Lazio e Aris di Salonicco in questa amichevole precampionato. Reti segnate al 22esimo minuto da Rocchi e al 33esimo da Sissé. Zauri, avanza Zauri di prima intenzione verso Rocchi, poi il controllo di Mauri, Rocchi si porta al centro, libera però Lulic si ferma in surplus, Lulic calcia addosso a Mitchell. Dovrebbe essere ancora palla in gioco, un rimbalzo anomalo ha mantenuto il pallone in campo, adesso sì, è calcio d'angolo. Tiro della bandierina dunque per la Lazio, procacciato dal numero 19 Senad Lulic, sotto gli occhi del tecnico Tsiolis, tecnico dell'Aris di Salonicco. Calcio d'angolo per la Lazio, se ne incarica Cristian Ledesma.
Parte Ledesma, palla dentro e ancora il colpo di testa che manda il pallone sul fondo da parte di Papa Zacharias. Si fa vedere anche Rocchi, ci riprova nuovamente Cristian Daniel Ledesma. Palla dentro, schiaccia di testa, schiaccia forse un po' troppo. Sissé forse si è disturbato, si sono disturbati a vicenda lui e Diakité. Andiamo a rivedere, perché no, l'impressione è che forse sia stato toccato da Soltani. Pallone che in ogni caso non sarebbe terminato verso la porta. Ha schiacciato decisamente troppo Jibril Sissé. Prova comunque positiva, è una Lazio che al di là di una rosa oggettivamente da sfoltire quando da qua alla fine del mercato ha comunque tanta qualità, soprattutto in avanti. Vanghieli, Mauri, riparte la formazione biancoceleste, riesce a intervenire appena in tempo Lulic. Si ripropone proprio il numero 19, il cross dentro, esce Sifakis, blocco impresa. Ancora il Laris quando siamo ormai prossimi alla fine del primo tempo. Mitchell, Capetanus, poi Castillo. Svaria Castillo, palla al piede, subisce intervento falloso di Loric Zana. Calcio di punizione dunque per Laris, fallo procacciato dal 27enne messicano Neri Castillo, reduce da almeno 4 stagioni a Bagnomaria. L'obiettivo per lui è quello di tornare quello dell'Olympiakos. Dopo una serie di esperienze abbastanza improbabili tra Manchester City, Shakhtar Donetsk, ma anche i Chicago Fire nella Major League Soccer. Calcio di punizione dunque per Laris. Sul pallone c'è il numero 2 Neto. Vuole partire proprio il giocatore brasiliano. Pronto a calciare Darcy Neto, c'è anche Mitchell per provare con il sinistro. Conclusione che viene smorzata dalla barriera, poi l'uscita da parte di Bizzarri, nessun problema per la difesa della Lazio. C'è la ripartenza di Rocchi e Sissé che si disturbano a vicenda ma mantengono il possesso. Rocchi, ancora il taglio dentro verso Mauri, calcio di punizione per la Lazio. Calcio di punizione per la Lazio, rapidissimo il capovolgimento di fronte con Mauri attaccato irregolarmente nei pressi dei 20 metri. Andiamo a rivedere, travolto letteralmente dal colombiano Juan Carlos Toja. Calcio di punizione dunque per la Lazio, con ormai davvero pochi secondi da giocare in questo finale di primo tempo. Sul pallone c'è Sissé che è un tiro veramente potente, ma insieme a lui anche Garrido per una soluzione mancina. C'è anche Zauri, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ledesma anche. Vediamo chi calcia. Parte Garrido, palla che sorvola la traversa. Ha cercato la soluzione l'ex laterale mancino del Manchester City. Rivediamo. Buon sinistro e palla che va a sorvolare l'incrocio dei pali. Calcio di rinvio dunque per Sifakis. A posto così per il primo tempo, 2-0 tra Lazio e Aris di Salonicco, 22esimo Rocchi, 33esimo Sissé, linea alla rete, a tra poco per la ripresa.
Ciao a tutti gli amici di Sport Italia e benvenuti al mondo della personalità. Due giocatori copertina che vogliono tornare in prima pagina. Da Oronzo di Cadore a Roma, passando per Fiuggi, le tappe di un percorso che dovrà misurare le ambizioni della nuova compagine di Reja. È un'estate colorata di bianco celeste. Vivila con noi sui canali di Sport Italia. Immagini nuovamente da Rieti, dove Lazio e Aris Salonicco sono in campo da una trentina di secondi e c'è un calcio di rigore per la Lazio per l'atterramento di Tommaso Rocchi da parte di Vanghieli. Abbiamo anche visto nelle primissime immagini del collegamento la dinamica del fallo, un calcio di rigore che si incarica di trasformare Sissé, parte Sissé, alto! Sissé fallisce, dunque un calcio di rigore al 46esimo. Conclusione di eccessiva potenza da parte dell'ex attaccante del Liverpool, ha calciato con il destro e ha mandato il pallone a impennarsi abbondantemente sopra la porta difesa da Sifakis. Non risultano cambi in questo avvio di secondo tempo, un Lazio che aveva subito iniziato con una manovra offensiva, l'ingresso in area di Rocchi, il contatto con Vanghieli, un rigore abbastanza generoso a dir la verità concesso da Rocchi. Ci prova ora Garrido, Lazio che conduce 2-0, lo ricordiamo, contro l'Aris, gol di Rocchi e Sissé. Ancora per Ledesma, cambia tutto Ledesma, riesce ad allargare un po' troppo verso Lulic che non può evitare il fallo laterale a beneficio dell'Aris. Riparte allora la formazione greca. Lungo lancio che non raggiunge però Karim Soltani, contatto tra Soltani e Dias con, ecco, vediamo che Dias in effetti ha colpito la gamba del giocatore francese. Rivediamo ancora il tentativo di trasformazione di Sissé, di pura potenza come ama fare, anche se in questo caso ha esagerato con il tritolo nei piedi. Palla che è andata a superare abbondantemente la traversa, il contrattacco ora dell'Aris subito sventato, c'è Rocchi che può innescare un'altra ripartenza della Lazio, finta di corpo di Sissé che riesce a involarsi sulla sinistra con Sissé che si accentra, Sissé riesce a servire, poi Rocchi in triangolazione con Mauri, ancora il traversone di Lulic, calcio d'angolo per la Lazio. Buona azione corale della Lazio in questa fase con Sissé che si è accentrato, ha trovato la sponda da parte di Mauri che ha liberato Rocchi. Poi l'azione è proseguita sulla destra con Lulic, dalla bandierina va Ledesma, uno dei nuovi italiani della definizione coniata da Prandelli non più tardi di un anno fa, beneficiato della naturalizzazione e dal debutto in Nazionale A. Calcio d'angolo per la Lazio. Sul pallone c'è Ledesma, parte Ledesma, il colpo di testa di Papa Zacharias. Rimessa laterale per la formazione di Edi Reja, con l'incombenza lasciata peraltro a Luciano Zauri,
Zauri riesce a imbeccare Mauri, il sinistro, una saetta da parte del giocatore Brianzolo, un sinistro che è terminato però direttamente sul fondo. E vediamo che c'è anche stato anche il contatto in qualche modo tra Lazaridis e Mauri, con la deviazione di Lazaridis che si è preso in piena faccia il sinistro di Stefano Mauri, ed è per questo che si riparte con un calcio d'angolo per la Lazio. Garrido prova a mettere dentro, allontana Fatih, ancora Garrido, poi Ledesma cerca la finta, ancora Rocchi, poi Ledesma, molto precipitosa la conclusione mancina dell'Italo argentino che di fatto voleva mettere in mezzo e ha spedito invece lontanissimo dall'area, direttamente in fallo laterale. Ancora per Mitchell in profondità su Toja, anticipato Toja, Bizarri, Garrido, ancora per Bizarri che gioca di piede con qualche brivido, l'appoggio poi riesce a coinvolgere Lulic, ancora da Ledesma per Garrido, il lancio di Garrido in lungo linea verso Sissé, il controllo di Sissé deve tenere a bada la presenza insistente di Capetanos, poi l'offendente da parte di Sissé a cercare il numero 19 Lulic. Si tratta di calcio d'angolo, ancora una volta Lulic è riuscito a vincere un rimpallo, ha procurato tantissimi calci d'angolo il giocatore bosniaco. Parte Mauri, il colpo di testa cercato da Dias, dovrebbe essere ancora calcio d'angolo infatti, altro tiro dalla bandierina dunque per la Lazio. Rivediamo il colpo di testa cercato da Dias, poi nell'immagine non collegata, no, di quei classici falli di confusione peschiati a beneficio della difesa, a beneficio dunque dell'Aris di Salonico e del portiere Sifakis. Papa Zakarias, Diakité, interviene in anticipo poi Zana verso Mauri, quindi Sissé. Converge Sissé, chiama in causa Ledesma, lancio di Ledesma a cercare Rocchi che conserva il pallone per un calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina dunque per la Lazio ancora una volta. Andiamo a rivedere il colpo di testa di Papa Zakarias, nessun problema per Rocchi, il calcio d'angolo di Garrido e la schiacciata di testa di Dias centrale, prevedibile, nessun problema per Sifakis. Zauri, ancora per Mauri, poi indietro nuovamente su Alvano Bizarri, Dias, Garrido, ancora per Ledesma, Zauri, fendente con il pallone che termina però completamente fuori misura, pallone tra le mani di Vanghieli, l'arbitro ferma il gioco perché dovrebbe esserci qualche cambio, c'è un cambio infatti nell'Aris con l'ingresso del numero 5 Cozzonis al posto del numero 4 Papa Zakarias. Primo cambio dunque per l'Aris con l'ingresso del numero 5 Dimitrios Cozzonis, prelevato dal Paniliakos, formazione di Pirgos che ha giocato, ha militato lo scorso anno nella seconda serie del calcio ellenico. Ledesma verso Sissé,
Si sei in percussione sulla sinistra, il duello con Vanghieli, alla meglio il giocatore albanese. Allora da Toja ancora per Vanghieli, poi Fatih lascia sfilare verso Sifakis. Diakité all'indietro verso Dias, disimpegno elegante, non privo di rischi da parte di Diakité. Netto ancora il lungo lancio di Castillo, che va a cercare la collaborazione di Soltani, anche il colpo rimediato dal numero 6 Mitchell, altro giocatore brasiliano esattamente come Darcy Nieto, scuola Atletico Mineiro, un passato anche nello Standard Liegi dove ha giocato insieme a Sergio Conceição, ex giocatore della Lazio, in un paio di riprese. Zauri, poi da Zana per Diakité, Bizarri, il controllo di Lulic, probabilmente fuori dal terreno di gioco, non ha avuto dubbi in questo senso il direttore di gara. Andiamo a rivedere, Zauri si ferma, Lulic disorientato, no, assolutamente. Assolutamente il pallone non era uscito nemmeno per un millimetro. Castillo, sempre 2-0 per la Lazio, che pure ha fallito un calcio di rigore in avvio di ripresa con Sissé. Castillo, duello tra Castillo e Ledesma, scintille tutte sudamericane. Vediamo che c'è anche Vanghieli che va a prendersela con l'italo-argentino. Un po' di nervosismo, vediamo che Gibril Sissé, dall'alto della sua esperienza, va a far da paciere. Qualche spintarella, qualche schermaglia tra Christian Ledesma e il numero 32 Cristi Vanghieli. Anzi, anche con lo stesso Castillo, i due si spiegano in spagnolo. Forse volata qualche parola di troppo tra i due in precedenza, non sembrano molto orientati a fare la pace. Andiamo a rivedere, tocco di mano, poi tocco di mano che forse c'era stato da parte di Garrido, poi la spinta di Castillo, arriva anche appunto Vanghieli, un po' un capannello, e vabbè, una situazione di adrenalina scoppiettante. Arieti, il pallone direttamente dentro l'area che sfila sul fondo, dovrebbe essere calcio di rinvio per la Lazio nonostante le proteste da parte dei giocatori dell'Aris che reclamavano una deviazione, dunque un calcio d'angolo a favore. Si prosegue invece con un ritmo subito sostenuto da parte di Lulic. Lulic sulla destra, c'è dentro l'area Rocchi, era arrivato a sostegno anche Mauri, nulla di fatto. Fatih per Neto, poi Vanghieli, triangolazione che riesce a coinvolgere per un attimo ancora lo stesso Neto. Nel frattempo dobbiamo annotare anche un altro cambio, perché non vediamo più Soltani sul terreno di gioco, vediamo invece il giocatore con la maglia numero 9, l'attaccante croato Cesarec, che dunque dovrebbe aver preso il posto del centrocampista francese Sissé. Garrido, il pallone che termina direttamente in fallo laterale. Controllo non perfetto, diciamo così, stavolta da parte di Dias, che comunque se la prende molto serenamente, visto il contesto e vista la piega che ha preso la partita. No, eccolo in campo Soltani.
mentre c'è un problema per il numero 78 Zauri. Nel frattempo cercheremo anche di capire al posto di chi è entrato il numero 9 Cesarec. Zauri, ancora il controllo da parte di Fatih, riesce a dare profondità verso Vangheli e il pallone che non viene raggiunto dal giocatore albanese, adesso preso anche un pochino di mira dal pubblico di Rieti. Rimessa laterale da parte di Garrido. Ancora per Vangheli. Riesce ad allargare il fronte del gioco verso ancora Mitchell. Pallone scaraventato e recuperato poi da Fatih. Fatih non spreca il pallone sulla destra per Neto. Neto prova a mettere in movimento il tentativo da parte del numero 18 Portigia. Ancora sulla sinistra per Mitchell, non ci arriva nessuno, poi l'uscita da parte di Bizzarri. Protesta Cesarec, che dovrebbe essere entrato al posto di Tocha, non vediamo più in campo, stavolta per davvero. Calcio di punizione per l'Aris, dettaglio su Neri Castigio, anzi fallo di Castigio nei confronti di Mauri, giustamente lo ha letteralmente abbattuto con la gamba sinistra. Contrasto di Rocchi, partita che si sta scaldando, sta diventando un pochino più spigolosa, pur comunque in un contesto amichevole, però diciamo che le scintille degli ultimi minuti hanno contribuito a ravvivare in questo senso l'intensità dell'incontro. È uscito anche Capitanos, che ha lasciato il posto, come detto, a Portigia, e dunque è completo il quadro delle sostituzioni dell'Aris di Salonicco, con Cristian Portigia entrato al posto di Capitanos. Cozzonis calcia addosso a Rocchi, per sua fortuna il pallone gli ritorna tra i piedi. Sifakis, c'è spazio per il contrattacco da parte di Neto. Neto che ha avanzato molto il suo raggio d'azione nel secondo tempo. Neto mette dentro, arriva in scioltezza di Akite che mette in calcio d'angolo. Cresciuto molto in sicurezza il 24enne Modibo di Akite, che quest'anno spera di avere maggiore minutaggio, maggiore spazio rispetto alle 5 stagioni precedenti in biancoceleste. Contrattacco di Rocchi, gestito con calma con Zauri, su di lui Soltani, commette fallo l'ex esterno del Lado Denac, si tratta probabilmente di ammonizione anche, infatti ammonito Karim Soltani. Intervento in netto ritardo nei confronti di Luciano Zauri. Rivediamo ancora scatto da parte di Zauri e l'intervento nettamente da cartellino giallo di Karim Soltani, ed esce proprio il numero 7 al suo posto, entra Agazzidis. Con la maglia numero 3 esce dunque Soltani. Attenzione a questa uscita da parte di Sifakis proprio sotto gli occhi di Rocchi. Due parole anche su Ioann Agazzidis, ragazzo di 18 anni che quest'anno farà il grande salto dal settore giovanile alla prima squadra.
Vanghieli. Ancora per Cristian Portigia, poi il tocco verso Agazzidis. C'è spazio per nuovamente il centrocampista spagnolo, Cristian Portigia per Vanghieli. Persona di Vanghieli, l'uscita in presa alta di Albano Bissarri. Insiste dunque la Lazio con Lulic. Mauri, ancora per Zauri. 11 minuti nel corso del secondo tempo già andati in archivio. 2-0 tra Lazio e Aris di Salonicco, gol segnati al 22esimo e al 33esimo del primo tempo rispettivamente da Rocchi e Sissé. Sissé che ha fallito un calcio di rigore al secondo della ripresa. Agazzidis, Neto. Insiste il giocatore brasiliano, la sponda di Cristian Portigia ancora per Neto, poi sulla destra Vanghieli. Vanghieli sempre per Neto, prova a combinare sullo stretto e allora è Ledesma a riorchestrare una ripartenza potenzialmente devastante con l'anticipo nei confronti di Sissé. Neto, ancora lui. Rimessa in gioco per l'Aris di Salonicco. Ledesma. Ancora per Rocchi. Spalla alla porta, Rocchi deve evitare anche l'arbitro suo omonimo. Poi Zauri. Lazio che non ha ancora effettuato cambi. Ledesma. Ledesma e il pallone dentro a cercare Mauri, che aveva un'idea bellissima in mente. Stava cercando di fare una rovesciata spettacolare. Fermato però dal fuorigioco. Panchina chilometrica per la Lazio. Ci sono ovviamente gli 11 giocatori che sono scesi in campo ieri a Fiuggi. Sono Marchetti, Scaloni, Biava, Stendardo, Radu, Brocchi, Matusalem, Sarate, Hernanes, Sculli e Close, oltre a Berardi, Cavanda, Conco, Stankevicius, Del Nero, Ceccarelli, Floccheri, Foggia e Kozak. Totale 20 giocatori in panchina. Rosa realmente oceanica quella a disposizione di Eddie Reia. Ledesma. Garrido. A cercare Sissé, nuovamente Garrido. In mezzo per Zana, anzi per Ledesma, il suggerimento verso Rocchi. Da Rocchi ancora per Sissé. In destro Sissé, il colpo di testa di Cozionis. Non parte la ripartenza, il lancio di Neri Castigio, un pochino beccato anche dalla tifoseria laziale dopo il contatto ravvicinato di qualche minuto fa con Ledesma. Ancora proprio l'italo-argentino, poi l'affondo di Mauri non riesce però a pescare Rocchi. Neto, da Neto per Castigio. Il giocatore messicano cambia tutto, un fendente con il sinistro che raggiunge Mitchell, poi il numero 18 Cristian Portigia. Riesce in un contrasto molto efficace Zana a recuperare un pallone sulla tre quarti. Insiste allora Sissé. Sissé sulla sinistra, due difensori greci su di lui, in particolare Fatica è il più efficace. Vanghieli, ancora Fati, retropassaggio quindi per Sifakis. Ancora per Dias. Ancora su Ledesma. Da Ledesma per Zauri. E quindi retropassaggio su Bissarri. Siamo abbondantemente sopra la metà del secondo tempo.
2-0 tra Lazio e Aris di Salonicco. Arieti, un Aris che è cambiato quasi mezza squadra ormai. Lazio ancora con gli 11 titolari di partenza, con Castigio, Neto, poi Vanghieli, ancora Neto, intervento deciso da parte di Zana, poi Sissé, protesta un fumantino Vanghieli che reclama un fallo, un presunto fallo commesso ai suoi danni da parte di Djibril Sissé. Calcio di punizione, andiamo a rivedere ancora il contrasto tra Sissé e Vanghieli. In precedenza però Neto era andato a sgambettare l'attaccante francese, come vediamo inequivocabilmente da queste immagini. Poi l'accenno di reazione di Sissé si era materializzato sull'incolpevole, in quel caso Vanghieli. Mauri, Sissé allarga ancora a cercare Lulic, poi prova a portarsi il pallone sul sinistro, nulla di fatto, e allora c'è la ripartenza di Mitchell, poi Agazzidis, Mauri, lancio lunghissimo di Mauri a capovolgere nuovamente il fronte d'attacco, capovolge però un po' troppo Mauri perché è in posizione irregolare Tommaso Rocchi, non sembra essere molto d'accordo e direi minuto 27 nel corso della ripresa. E allora entra Papasterianos con il numero 16, eccolo qua. Adesso vedremo anche al posto di chi è entrato il centrocampista numero 16, prova intanto la coordinazione il numero 9 Cesarec, il cui sforbiciata, il cui tentativo di sforbiciata non è andato a buon fine. Eccolo qua, attaccante croato, non una grandissima stagione la sua ultima, appena 2 gol in 23 partite, attaccante di seconda terza fascia anche per le gerarchie della nazionale balcanica. Ancora per Papasterianos, c'è però il recupero da parte di Lulic. Lulic insiste in un dribbling di troppo, ancora Lulic che commette fallo. Calcio di punizione dunque per l'Aris di Salonicco. Due parole anche su Emmanuel Papasterianos, un altro degli ultimi arrivi, anche lui come Soltani pescato dall'Iraklis, l'altra squadra di Salonicco. Fatì, traversone di Fatì, il colpo di testa da parte di Cesarek, buona la torsione del giocatore croato, nessun problema però per Alvano Bissarri. Vediamo, ancora per Rocchi, punta in velocità il numero 9, poi il recupero da parte del centrocampo dell'Aris con Neto, al suo fianco c'è Vanghieli, persone di Vanghieli, non ci può arrivare nessuno, non ci arriva né Cesarec né Fatì. Allora è calcio di rinvio per la Lazio. Dovrebbe esserci qualche cambio in vista, forse i primi per la Lazio, quando siamo ormai prossimi a entrare nell'ultimo quarto d'ora di gara. Allora prepariamoci a una Lazio destinata a cambiare pelle con un buon numero di sostituzioni. E allora vediamo chi lascia il terreno di gioco per primo. Esce Rocchi tra gli applausi, molto buona la prova del capitano biancoceleste, entra Del Nero, esce anche Lulic, una sarabanda di cambi che evidentemente adesso entra anche Foggia ovviamente al posto di Lulic con la maglia numero 17.
Dovrebbe entrare anche Libor Kozak. Abbiamo visto Kozak girarsi nei pressi della panchina, anche se per il momento rimane Sissé in attacco. Primi due cambi dunque con Del Nero, che pochi giorni dal suo compleanno, pochi giorni dopo il suo compleanno, ha festeggiato proprio ieri con un bel gol nell'amichevole contro l'Università di Cluj. Panghieli, mezz'ora nel corso del secondo tempo a Rieti, 2-0 tra Lazio e Aris di Salonicco. Un suggerimento verso Foggia, il pallone dentro a cercare Mauri, poi non riescono a seguire l'azione i compagni, in particolare Del Nero. Subito però il lunghissimo rinvio con il fallo di mano da parte di Diakité. Andiamo a rivedere. Braccio che ha cercato di tenere il più attaccato possibile il corpo, però inevitabile il fallo di mano da parte del difensore francese. Calcio di punizione allora con sul pallone Christian Portigia e soprattutto Neto. Dovrebbe essere proprio il brasiliano a calciare, vicino a lui anche Mitchell. Sono ben in 5 dell'Aris a provare la soluzione. In realtà parte con il destro Neto, conclusione che va a terminare senza grossi pensieri per Bizzarri, direttamente sul fondo, direttamente in fallo di fondo campo. Zauri, Foggia recupera il pallone, Pasquale Foggia, ancora il duello con il numero 17 tra lui e Mitchell, con quest'ultimo che commette fallo e ancora una volta viaggia un po' sul filo delle schermaglie nei confronti del giocatore Scuola Milan. Un pestone da parte di Mitchell nei confronti di Foggia, che non è passato inosservato all'occhio del direttore di gara. Bizzarri per Diakité, un retropassaggio un po' affrettato, poi Bizzarri è costretto a prenderla piuttosto larga per assicurarsi comunque di mandare il pallone nella tre quarti laziale. Insiste ancora l'Aris con Cesarek, il pallone dentro, esce di pugno Bizzarri, poi ancora Vanghieli, conclusione direttamente sul fondo. Sta facendo comunque la sua onesta partita l'Aris, nonostante una situazione di punteggio abbondantemente compromessa nel primo tempo. Ci crede Sissé, al suo fianco c'è Del Nero. Sissé perde il rimpallo, si arrabbia con se stesso più che altro. Vanghieli, Neto, al suo fianco c'è lo stesso numero 32 che riceve palla, ancora Vanghieli, mentre sta per entrare anche Katidis. Lazaridis, Kotsionis, ancora per Neto, poi il retropassaggio di Christian Portilla verso Lazaridis, ancora poi Fatih tendente a cercare lo scatto da parte di Neto, palla che termina in fallo laterale irraggiungibile per il trentenne brasiliano, autore comunque di una prova generosa come buona parte della formazione greca. Vediamo però che Rocchi interviene per dare il via libera a qualche cambio, presumibilmente. Esce infatti dal terreno di gioco Neto, entra al suo posto con il numero 12 Katidis. Giorgos Katidis, 18 anni, nazionale under 19 greco, con
Già diverse presenze all'attivo nella nazionale greca di categoria. Buon prospetto non solo a livello di club ma anche evidentemente a livello di movimento calcistico ellenico. Ha provato con il sinistro Mitchell, il pallone che è terminato sul fondo, gran botta con il sinistro abbondantemente alato, il rinvio allora di Bizzarri. Cambi limitati davvero al minimo per Reia, sono giocatori questi in buona parte che hanno avuto meno spazio nelle precedenti amichevoli, c'è la necessità dunque per loro di valutare sulla distanza dei 90 minuti o quasi la loro tenuta fisica in un momento importante, visto che tra poco ci saranno anche i playoff di Europa League, con la speranza insomma che le due romane onorino la competizione fino in fondo senza incappare in incidenti di percorso come è capitato qualche giorno fa al Palermo. Garrido, Mauri a cercare Del Nero, ancora poi il pallonetto di Ledesma, Dias, Del Nero, calcio di punizione per la Lazio, fallo subito proprio da Simone Del Nero. Intervento falloso da parte di Papasterianos, un giocatore entrato al posto di Neri Castillo. Lungo lancio a cercare Mauri, pallone troppo profondo per il centrocampista di Meda. E allora riparte Laris, ancora con l'impostazione data da Cristian Portilla, poi il fendente di Katidis e quindi esce con autorevolezza André Dias. Rocchi però ferma il gioco perché c'è la necessità di prestare le cure del caso a Jacques Fati. Toccato duro il numero 14, pericolosissimo in apertura con un colpo di testa che ha costretto a una gran parata Bizzarri, poi qui come vediamo si è urtato con Zauri, qualche problema per il 25enne di Villeneuve-Saint-Georges, cresciuto nel vivaio dello Strasburgo. Non dovrebbero esserci però grossi problemi per lui, mentre intanto sta per entrare Libor Kozak. E tutto fa pensare che sia Sissé il prescelto per prendersi i meritati applausi del pubblico di Rieti. Applausi per Djibril Sissé, stretta di mano con Eddie Reia, una prova molto positiva per Sissé, per impeto, per spirito, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo un po' calato come tutta la Lazio, però del resto ha pesato, ha influito indubbiamente anche l'economia della partita. Unica macchia il rigore fallito, forse per eccesso anche di sicurezza in apertura di ripresa, una botta con il destro altissima. Fati per Michel, quindi Zauri, si tratta di calcio di punizione per la Lazio, intervento duro nei confronti di Luciano Zauri, rientrato dalla situazione di prestito alla Sampdoria. Sampdoria che non ha riscattato il giocatore, che dunque dopo tre stagioni tra Fiorentina e appunto Sampdoria ritorna in biancoceleste. Stanno per entrare intanto il numero 27 Economopoulos, il numero 22 Topouglis e il numero 88 Sakata. Escono il numero 32 Vanghieli, il numero 14 Fati e adesso vediamo chi è il terzo che lascia il terreno di gioco. Anche il numero 6 Michel. Dunque il numero 88 Sakata, attaccante giapponese, poi Economopoulos,
Adesso vedremo anche dove si andranno a collocare gli altri due, il numero 27 e anche il numero 22 Topuglis. Uno dei due presumibilmente andrà a prendere il posto sulla destra di Vanghieli. Attenzione intanto proprio alla manovra dell'Aris con Cristian Portilla all'indietro, il controllo di Papasterianos, poi Axidis che mette in fallo laterale. Dettaglio sull'allenatore Tsiolis, campionato greco poi in alto mare, anche tra vicende extrasportive, storie di scommesse e insomma situazioni non limpidissime. Questo si è accomunato anche al campionato turco e purtroppo, anche se in misura minore, a quello italiano, visto il processo in atto per il calcio scommesse del nero. Circondato da tre giocatori gialloneri, il trentenne ex Empoli e Brescia guadagna comunque una rimessa in gioco. Vediamo che Economopoulos si è messo a giocare sulla destra al posto di Vanghieli, e a questo punto Topuglis è il cursore di fascia sinistra al posto del brasiliano Michel. Diakité, Zauri. Di testa l'intervento da parte di Lazaridis, poi ancora per Cristian Portilla, poi Kotsionis, Lazaridis insieme a Sifakis è l'unico che non è ancora stato sostituito dei titolari. 9 cambi complessivamente per l'Aris, 3 invece per la Lazio di Edi Reia. E siamo ormai alle battute conclusive, perché mancano 3 minuti scarsi al 90esimo. Da Mauri, Zauri, Diakité, indietro per Pizarri, poi Dias, ancora da Dias per Garrido, il lungolinea di Garrido, intervento duro su Del Nero, calcio di punizione per la Lazio, intervento falloso da parte di Economopoulos. Zana, poi Mauri, ancora verso Ledesma, indietro per Diakité, poi Zauri, ancora Zana, nuovamente Zauri, lungolinea a cercare Mauri, calcio di punizione per la Lazio, trattenute abbastanza insistite da parte di Topuglis. Da Ledesma per Zana, poi Zauri. Foggia, duello tra Foggia e Sakata con la rimessa in gioco a beneficio dell'Aris di Salonicco. Ancora per Topuglis, poi riesce a procurarsi un po' di spazio Sakata, il pallone dentro con l'intervento in calcio d'angolo da parte di Dias. Sul pallone va dunque con grande rapidità Katidis, calcio d'angolo, una delle ultime opportunità per l'Aris con la presa sicura ma non priva di brividi da parte di Bizarri. Si allunga troppo il pallone del nero e allora c'è spazio ancora per l'Aris con Topuglis che mette in movimento Economopoulos. Economopoulos riesce a mettere in mezzo su Katidis, poi Mauri. Triangolazione articolata con Del Nero, intervento deciso di Kotsionis ma regolare. E allora è proprio Kotsionis a cercare il rilancio, intercetta però André Dias. Ledesma, cambia tutto Ledesma verso Zauri. Prova a vincere il rimpallo Kozak, di fatto pochissimo spazio di manovra per l'attaccante della Repubblica Ceca, almeno per quella che è la piega che ha preso la partita. Cesarec, spazio Cesarec, prova a mettere in mezzo, calcio d'angolo ancora per l'Aris,
non molla comunque la formazione greca, molto insistente, in particolare il 28enne attaccante ex Sparta Praga, nativo di Slavonski Brod. Si tratta di calcio di rinvio, evidentemente una irregolarità ravvisata da parte del 28enne ex nazionale croato under 21. Il lancio di Ledesma, il movimento di Del Nero sulla sinistra, punta l'uomo Del Nero, il traversone, porta vuota, ma Foggia manda sul fondo. Ottima opportunità per il 3-0 da parte della Lazio, con proprio al 90esimo l'occasionissima per Pasquale Foggia. Calcio di rinvio per Laris, tutto sotto controllo per Albano Bissarri. Riparte allora il portiere argentino, un lunghissimo drop, il controllo di Economopoulos. Cristian Portilla era scattato in posizione probabilmente irregolare, ma l'arbitro ha lasciato proseguire per il nettissimo vantaggio che aveva Bissarri. Dettaglio proprio sul numero 27, Economopoulos, a posto così. Finisce 2-0 a Rieti tra Lazio e Aris di Salonicco, con un primo tempo decisamente positivo, decisamente confortante per Edireia. Il gol al 22esimo di Rocchi, al 33esimo di Sissé. Nel corso del secondo tempo la Lazio ha amministrato il vantaggio, complice anche una condizione atletica evidentemente perfettibile. Ha fallito un calcio di rigore con Sissé in apertura di secondo tempo, Sissé che ha mandato alto, poi per il resto un secondo tempo a ritmo ridotto, dove si è cercato più che altro di testare la condizione atletica più che provare ad arrotondare ulteriormente il punteggio. Nel finale, proprio negli ultimissimi istanti, c'è stata anche l'occasione per Pasquale Foggia, che però non è riuscito a segnare il gol personale, il gol di un 3-0 che tutto sommato ci poteva anche stare. Piuttosto deludente l'Aris di Salonicco, prestazione generosa e nulla più per questa squadra lo scorso anno, sesta nel massimo campionato greco, ma che nel corso del primo tempo di fatto si è dimostrato un avversario non particolarmente pericoloso, a parte lo spunto in avvio di Fatih. Ciò non toglie comunque che la Lazio abbia dimostrato di avere le carte in regola, una rosa ricca non solo in quantità ma anche in qualità, un obiettivo, quello della Champions League, che nonostante da quest'anno purtroppo per la Serie A sia limitato alle prime tre posizioni, rimane comunque un obiettivo assolutamente alla portata della squadra di Edireia. E una Lazio che allora adesso tornerà in campo giovedì con la grande festa dell'Olimpico, una festa che coinvolgerà anche la formazione spagnola della Real Sociedad. Noi di Sport Italia ci saremo.